Ciao Ian, come analizzi questa sconfitta? Che cosa non ha funzionato? It's tough to take after this game. Of course, always after penalty is really difficult. But it's like this. So now we have to take our head up. We made two good games and in the end missed a little bit of luck. And we keep on going. Quanto ha inciso l'atmosfera del Metropolitano? Yeah, of course it's on their side. We knew that that it will be like caldo. We knew that it will be loud. But that's football. So that's away games. And I think we did it well. So we had some good opportunities to score. Of course we gave them as well some chances. But in the end, it was not the key point today. Quanto è importante adesso tornare in campo subito contro il Napoli per provare a cancellare subito questa delusione? Of course it's important, but it's important as well because we have a big goal to achieve this season. And now it's important that we forget this game, that we go forward, that we keep our head up, from tomorrow on we are concentrated on the next game against Napoli, and then we keep on going. Ciao Stefano, una partita lunghissima, complicata. Che cosa è mancato questa sera all'Inter? Un po' di cinismo, un po' di lucidità? Sì, penso che non siamo stati solito Inter, soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo un po' subito la partita, forse abbiamo... hanno creato delle occasioni, sono stati pericolosi, ma comunque siamo andati in vantaggio. Poi è un peccato che prendi gol due minuti dopo. Ma secondo tempo meglio, siamo rimasti in partita, abbiamo anche avuto le nostre occasioni, però purtroppo è andato così, siamo andati a rigori e purtroppo c'è grande delusione per come è finito. Ecco, il rammarico è proprio questo, il fatto che non avete mollato mai un secondo, neanche nei momenti più complicati di questa partita? Sì, c'è un grandissimo spirito in questa squadra, anche come dicevo prima non abbiamo giocato benissimo, ma lo spirito c'è sempre, questa squadra, ognuno dà sempre il massimo. Stasera purtroppo è andato male, ma stiamo facendo una bellissima stagione e dobbiamo, c'è ancora un lavoro da finire che abbiamo iniziato da luglio e bisogna guardare avanti. Ecco, si riparte proprio da qui, da questo spirito di gruppo di cui parlavi, serve l'unione di tutta la squadra adesso per difendere il vantaggio che avete in campionato, per portare a termine questo percorso che state facendo in Serie A. Sì, sappiamo quale è l'obiettivo, stavamo facendo un bellissimo percorso, purtroppo stasera è finito così, ma vogliamo continuare e chiudere bene questa stagione. Grazie.